particolare 3-1 contro Castellana e Taranto che si rilancia dopo il KO forse immeritato anche nella trasferta di Cuneo. Ma non è importante per il derby, io anche sono i nostri cugini, è chiaro che oggi bisognava vincere, per noi era importante vincere, ma non è oggi importante vincere, questo non è un momento per noi molto facile, perché si vede che abbiamo qualche problema di giocatori, no? E di ritmo, e quindi stiamo giocando spesso e con grandi viaggi e in più ci manca qualcosa e allora abbiamo bisogno di fare come mentalità di fare più punti possibili. Per esempio, la partita di Cuneo, da un lato sono arrabbiato chiaramente perché era una partita che ormai in pratica era finita quella partita là, in pratica, ma già che le partite non finiscono fin quando l'arbitro non fischia l'ultimo punto, allora diciamo, è corretto dire che, come poi è successo, che Cuneo si è meritata la vittoria. Perché? Perché poi hai dei problemi, serve gesti, cambi per gestire le partite e non è facile. Questo non è facile, per questo più punti facciamo e meglio è. Però possiamo dire che andiamo sempre a punti noi, tranne quella di Bergamo siamo andati sempre a punti, anche con qualche figuraccia, ma i punti abbiamo fatto lo stesso. Una vittoria che comunque dà morale anche in vista delle prossime due trasferte contro Siena e Lagonegro, due impegni molto ostici. No, oggi è importantissimo soprattutto per Cottarelli. Questa sarà la prima vera partita, non so, glielo devo chiedere se, perché non era facile per lui, no? Improvvisamente mettersi a giocare, fra l'altro il derby. E poi avevamo anche un altro grande problema oggi, di cui non posso parlare, che diciamo che no, non potevamo risolvere. Va bene, quindi era importante vincere oggi e diciamo che questo sarà importante per dare forza a Cotta anche per Siena. Non c'è tempo appunto di fermarsi un attimo e festeggiare, ma bisogna subito proiettarsi alla partita con Siena. Che tipo di partita ti aspetta? Beh, quella di Siena secondo me dobbiamo giocare con un pizzico di continuità in più. Oggi qualche cosa l'abbiamo pagato in certi momenti, però siamo stati bravi, muro difesa siamo stati molto bravi. Diciamo che lì ci aspetta una squadra con molta più forza in attacco, molto più fisica, quindi dobbiamo essere bravi a giocare bene, prima di tutto il nostro cambio palla. Quindi diciamo che dobbiamo riuscire a giocare un po' meglio di oggi e ce la giochiamo.